Ho la certezza che i ragazzi vogliono all'interno di questa partita testimoniare la voglia e l'attaccamento che hanno rispetto al progetto tecnico, rispetto a tutto ciò che ha contraddistinto questi 2 anni. Quindi io credo che ci porteremo in dote i 117 punti che abbiamo fatto, frutto di tanto lavoro, di tanto sacrificio, ma soprattutto di tanta umiltà e di tanta ambizione. Quindi ci appresteremo a questo duello bello. Ci siamo creati la possibilità di giocare, secondo me, contro la migliore squadra ai nastri di partenza sui playoff di girone, e proveremo a fare una partita identitaria, una bella prestazione, e ovviamente ci rimetteremo tutto per provare anche a passare il tour. Gianfranco Vito del Cotentino del Sud, mister, immagino il vostro atteggiamento sarà il medesimo, poiché giocherete senza fare troppi calcoli. Ma crede che avere a disposizione i tuoi risultati su tre possa comunque condizionarvi in qualche modo? Io mi auguro che non ci condizioni, e non è un vantaggio. Non è un vantaggio, l'esperienza passata ce lo dice. Quindi noi dobbiamo provare a giocare alla nostra maniera, essendo anche un po' spavaldi, umili, ma anche con un po' di spavalderia. Dobbiamo cercare di giocare, di provare attraverso il gioco, attraverso l'identità di gioco, di mettere in difficoltà una squadra che ovviamente sulla carta è migliore della nostra. Però abbiamo sempre detto una cosa, che fra la carta e la realtà c'è il campo, e quindi noi vorremmo provare a mettere all'interno del campo tutte le competenze, tutta l'abnegazione, tutta la voglia che abbiamo costruito nel tempo. E poi ci prenderemo da bravi sportivi il risultato che ci darà il campo. Credo che il risultato sarà frutto della prestazione, quindi mi auguro che possiamo domani raccogliere per quanto semineremo in mezzo a campo.